sentite di dire? Sentiamo di dire grazie, grazie a chi ci sta vicino e grazie alle forze dell'ordine perché hanno lavorato notte e giorno, abbiamo trovato persone umane e io non ho mai dubitato, mai, mai, mai dal primo momento. Senta, c'è stata una grandissima omertà, che si sente di dire alle persone che hanno visto e non hanno parlato? C'è stata omertà, ci sarà sempre omertà, però io credo che le cose possano cambiare. E credo che le persone per bene, l'omertà, non sappiano neanche che cosa significhi. Noi non lo saremmo stati, però non giudichiamo nessuno. Non lo saremo mai. Stanotte 4 arresti, se voi poteste dire qualcosa a quegli aggressori, che cosa sentireste di dire? Io non sento di dire proprio niente a loro, non meritano nemmeno una mia parola. Erano dei vigliacchi, a mio marito non l'avrebbero mai ammazzato se fossero stati da soli. Da solo no. Ci volevano quattro di loro, ci volevano un'arma, non l'avrebbero mai ammazzato. E sono stati molto presenti. Cosa vi sentite di dire alle persone che sono omertose? Di non avere paura, di non avere paura di parlare perché al mio posto, al posto di mia figlia, al posto di mio marito, ci potrebbero essere loro. E che tutti sono in tempo per poter cambiare, tutti sono in tempo per capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e saperlo distinguere. Io fortunatamente questa distinzione ho cominciato a farla da bambina, grazie a mio padre, grazie a mia madre, grazie a tutta la mia famiglia. Loro magari lo faranno da più grandi, però io spero che cambino. Torre deve cambiare. E io farò di tutto per farla cambiare. Perché così non andiamo avanti. Non è importante, è doloroso, è straziante. Hanno tolto la parte più bella della nostra vita. Passeremo il resto della nostra vita a ricordarlo e far sì che la gente non lo dimentichi. Mio padre era un eroe, era allegro, era la persona più simpatica che io abbia mai conosciuto. Ogni sera a casa era una gioia, giocava con tutti. Le risate non mancavano mai, era sempre disponibile. Io per ogni cosa ho sempre chiamato mio padre. Quel giorno io ho chiamato mio padre e attualmente non me ne pento. Perché io l'ho fatto io, l'avrebbe potuto fare qualsiasi altra persona, lui sarebbe venuto lo stesso. Lui correva per tutti, perché lo chiamavano tutti, non l'ha chiamato solo la figlia. Le telefonate a mio marito erano continue, lui era presente, non si stancava mai. Ed è stato il padre migliore che potessi desiderare. Perché queste sedie c'erano da tanti anni e da oggi in poi non ci saranno più, ve lo assicuro io. E perché era una cosa che io non trovavo giusta, mio padre non trovava giusta e avrebbe fatto quello che ho fatto io. Quindi la sedia l'ho spostata, la risposterei probabilmente. E da oggi in poi non le vedrete più, nessuno le vedrà più a Torre Annunziata. A voi sembrava giusto occupare un posto in modo illegale? Illegale è giusto. L'avrebbe fatto anche mio padre. Mio padre queste cose me le faceva notare per strada. Se le accetto un altro, il cambiamento dov'è? Io non l'ho accettato, non l'avrebbe accettato lui, non l'avrebbe accettato neanche mia madre, perché sono insegnamenti che ci ha dato lui. Non lo accettate manco voi. Non lo fate più, non accettate più queste cose. Avete paura? Ce l'hanno tutti quanti. Si supera. Io non ne ho più. Grazie a voi. Qualcosa cambia. Perché io mio padre non voglio solo che la gente se lo ricordi per quello che è stato ammazzato. Perché è stato un eroe. È stato veramente un eroe perché lui si è fatto ammazzare per me. Io voglio che la gente si renda conto che determinate cose da adesso in poi diventeranno inaccettabili. Io combatterò tutta la vita. Perché non succedano più. Il nome di mio marito non lo devono dimenticare mai, ma mai. Ogni città ha le sue pecche, anche la nostra. Noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, non auguriamo di viverlo a nessuno, però se deve servire questa situazione a qualcun altro, sì, che debba perdono. Essere d'esempio. Nessun perdono, questo non nessun me lo dovete perdono. Chiedere, non ci sarà mai.
non ci sarà mai, perché mia figlia crescerà senza il padre, era piccolina di 7 anni, mia figlia la grande a 20 anni ha dovuto affrontare qualcosa che una ragazza di 20 anni non dovrebbe mai vedere. Io non lo so loro come fanno a riposare. Io sono tanto forte in questo momento, non ero così. Sono cresciuta subito, l'ho dovuto fare e continuerò a farlo, continuerò a combattere per mio padre. Io non ho paura di niente. Mi dispiace, ma non possono togliermi più nulla, mi hanno tolto già il mio cuore, davanti ai miei occhi me l'hanno tolto.